Sissa e Trecasali attraverso un referendum hanno detto sì alla loro fusione, scelta condivisa dal sindaco di Berceto Lucchi che boccia invece l'unione dei comuni e la comunità montana. Sabato farà tappa a Borgotaro la terza edizione della giornata internazionale 100 città contro il dolore organizzata dalla ISAL per informare sulle terapie disponibili contro il dolore. Ieri è stato l'anniversario della tragedia del Vajont accaduta il 9 ottobre del 1963. Un fronte d'acqua portò distruzione e morte con il paese di Longarone praticamente raso al suolo. All'interno di Autunnando di Valle in Valle, sicuramente uno dei momenti che ha richiamato maggiori visitatori a Bedogna è stato quello della pigiatura dell'uva, dove sono stati coinvolti diversi bambini. Domenica 27 ottobre a Bardi, nella Casa della Gioventù, si terrà la quarta festa dei nonni e dei capelli grigi. Il pomeriggio sarà allietato dal gruppo musicale di Alberto Calle. La prima domenica di ottobre a Cacciarasca di Albareto si festeggia la Madonna del Rosario, alla quale è dedicato l'intero mese di ottobre. In tanti hanno partecipato alla cerimonia e alla processione. Cordiale buonasera telespettatori di RTA, consueto appuntamento con il telegiornale. Ne abbiamo già parlato nei nostri TG di questa settimana, come ormai sapete attraverso un referendum Sissa e Trecasali hanno detto sì alla loro fusione. Favorevole alla fusione da sempre il sindaco di Berceto Luigi Lucchi, che invece boccia ancora una volta senza appello sia l'unione di comuni che il mantenimento della comunità montana. Sono contrarissimo e lo sono sempre di più all'unione dei comuni, che sono dei carrozzoni pubblici notevolmente burocratici, dispendiosi, che toglieranno tutti i servizi, costeranno di più ai cittadini che non avranno più nulla. E questa contrarietà aumenta, direi, di giorno per giorno, quando vedo anche cosa bisognerebbe fare per formarlo, e credo che diventeranno contrari anche quelli che si sono dichiarati favorevoli da subito senza conoscere le cose. Comunque i carrozzoni pubblici saranno insopportabili e penso che poi se ne renderanno conto tutti. Senta, parlando invece di comunità montana, abbiamo visto nell'ultimo consiglio dell'ente che c'erano pochissimi consiglieri, quindi un interesse anche per questo ente che va via via sempre più scemando. Che cosa pensa che accadrà? Ma intanto andrebbe detto che la comunità montana dal 2008 non esiste più e bisognerebbe che anche Bassi e i suoi terapiedi politici, uso il termine terapiedi politici, lo capissero, per cui è veramente un ente inutile, quindi dannoso, e lo è stato soprattutto negli ultimi anni, al di là da quando era nato, che c'erano molte aspirazioni, molti desideri che potesse funzionare, ma ha fallito miseramente. E adesso, visto anche la gestione in termini politici, dove ci sono amici e nemici, e da questo è nato subito dall'inizio, adesso quelli che sono stati considerati nemici per anni non vanno più a casa di quelli che li consideravano tali, quindi vanno sempre più deserte queste cose, anche perché si è arrivato al dunque, dovrebbero essere loro adesso a decidere per l'unione, cose che non sono in grado di fare perché non conoscono la legge. Sabato 12 ottobre fa tappa a Borgotaro in Via Nazionale la terza edizione della giornata internazionale 100 città contro il dolore, organizzata dalla Fondazione ISAL per informare i cittadini sulle terapie disponibili contro il dolore sui centri specialistici presenti sul territorio. Dalle 10 alle 17 medici e volontari di NAD, No al Dolore Onlus, spiegheranno ai cittadini come e dove sia possibile curarsi e divulgheranno il numero verde gratuito della Fondazione ISAL, a cui è possibile rivolgersi per avere consigli e aiuto. Per l'occasione in Via Nazionale vi saranno anche la dottoressa Cristiana Bertani e l'infermiera Franca De Vincenti. A loro potrete proporre e rivolgere qualsiasi tipo di domande inerenti proprio a questo tema. E il responsabile del settore tecnico del Comune di Borgotaro, Ernesto Della Pina, vi ricorda ancora, viste le condizioni atmosferiche particolari di questi giorni, che è stato consentito da un paio di giorni l'attivazione degli impianti di riscaldamento prima della data consentita del 15 di ottobre. Quindi già da un paio di giorni è possibile accendere i riscaldamenti, perché ormai le temperature sono diventate piuttosto rigide. I termosifoni si spegneranno il prossimo 15 di aprile.
Ieri è stato il triste anniversario della strage del Vajont, accaduta il 9 ottobre del 1963 nel neobacino idroelettrico artificiale del Vajont, dovuto alla caduta di una colossale frana che dal soprastante appendio montuoso è caduta nelle acque del bacino lacustre alpino. Il fronte d'acqua generato portò all'inondazione e distruzione degli abitati di Fondovalle Veneto, tra cui lo sventurato paese di Longarone, da allora divenuto tristemente famoso. Mauro Del Grosso. Il Vajont è stata quella tragedia, quella situazione incredibile che ha portato a 1918 morti per un errore tecnico. Un pezzo di montagna è franata, è caduta dentro una diga, la più alta diga d'Europa, forse del mondo, la diga ad arco, 263 metri se non ricordo male. Ecco, questo pezzo, queste milioni di tonnellate di terra sono cadute nell'acqua, hanno creato un'onda che ha travolto alcuni paesi, Longarone, Casso, Erto, insomma ha fatto 1918 morti, e questa cosa che è avvenuta nel 1963 era prevedibile, era una situazione che poteva essere prevista in quanto i geologi avevano spiegato che questa montagna, il Monte Toc, nome particolare perché Monte Marcio, si sarebbe in qualche momento mosso. Per motivi economici tutto quello che era successo, tutto quello che stava succedendo fu dimenticato, fu messo da parte, e morirono 1918 persone, spazzarono via interi quartieri, intere città, tutto per il dio soldo. Cosa c'entra questa tragedia, che è molto importante a livello nazionale, con la Valtaro, con la Valcena, con la montagna? C'entra e come? Perché molto spesso le decisioni che vengono fatte a livello pubblico, a livello di grandi progetti, di progetti energetici, progetti di sfruttamento, purtroppo non tengono conto dei fattori tecnici. L'esempio più lampante è l'eolico del Santa Donna di questi giorni. La provincia ha bocciato tecnicamente questo progetto. Perché? Perché avevano sbagliato il calcolo delle ore vento. Un architetto di Bedonia aveva scoperto, con la semplice calcolatrice, che c'erano degli errori macroscopici. Qualcuno a tanti livelli o non aveva visto, o non aveva capito, o non aveva voluto vedere. Ecco, la tragedia del Vajont 50 anni fa ci fa pensare cosa può succedere quando si forza la fisica, la chimica, la geologia ai voleri dell'economia, della finanza. Dalle nostre parti ci saranno sempre meno persone e sempre più necessità di sfruttare i beni ambientali che abbiamo ancora: la legna, l'acqua, il vento, il territorio, le pietre. Dobbiamo vigilare molto. Il tema è così importante che intere comitive di borgotaresi, di bedognesi, di soggetti provenienti dalla Valceno, ogni anno, anche più volte all'anno, vanno a visitare questo luogo, attratti da queste immane tragedie, attratti da questa sfida che l'uomo ha perso nei confronti della natura. Ecco, parliamo di decine di persone che proprio da questi territori, forse ispirati dal fatto che potremmo avere gli stessi problemi, che abbiamo avuto in passato gli stessi problemi, ecco, si muovono e vanno a visitare questi luoghi della memoria.